punto di vista vostro condiviso, userò gli stessi termini, però ribaltandone l'ordine, e quindi parlerò di un corpo che conquista il territorio, di un corpo che attraverso la conquista del territorio definisce le condizioni di un'identità. E vorrei fare alcuni esempi, cercando di non essere troppo tecnico, e per avvicinarmi progressivamente nello sviluppo dell'esempio, del pensiero, alle due posizioni, sfrutto una sollecitazione sulla quale sono ritornato recentemente con un gruppo di studenti del liceo, perché ho ricevuto un invito a riflettere sul rapporto tra cultura e democrazia. E vi parlerò di questo territorio, del territorio nel quale noi viviamo, ma in una condizione che potremmo definire di nuova origine, di rifondazione. Pensiamo per un attimo a che cosa hanno fatto i nostri altri, che cosa hanno fatto i romani nel momento in cui sono arrivati in questo territorio, che era già un paesaggio fortemente antropizzato, quindi con un livello di artificialità considerevole, ma non organizzato e strutturato come i romani lo volevano strutturare. E cominciano, con quella straordinaria macchina da guerra che sono i romani, a dare un ordine al territorio, che guarda caso è un diverso ordine del discorso rispetto a quello che avete fatto voi. Scelgo come origine del mio ragionamento la conquista dei romani e quindi il ridisegno del territorio dove noi viviamo, perché in effetti in quel processo di ridisegno il corpo, nella sua pienezza di disponibilità di mezzi, nella sua dimensione plurisensoriale, oltre ogni forma di dicotomia, di suddivisione tra anima e dimensione materiale, è l'unità di misura della conquista del territorio. Quindi quell'origine per me è fondamentale per capire il senso più compiuto del nostro mestiere di architetti, nel momento in cui come architetti rivendichiamo la centralità del corpo. I nostri avi romani sapevano benissimo che il corpo doveva essere un'unità di misura dello spazio e che quindi doveva avere una funzione strumentale, organica, alla conquista del territorio attraverso un ridisegno del territorio. Quindi c'è questa identificazione tra l'uomo come unità di misura, il territorio come esito di un processo di conquista e di trasformazione dello spazio antropizzato che c'è, e il concetto di identità come esito ultimo. Cerchiamo di dare degli esempi concreti. Molto spesso quando arrivano dei turisti in città e cominciano ad attraversare i nostri territori e a vivere nelle nostre città, usa un'espressione bellissima, straordinaria: tutto è così a misura d'uomo. E non sanno quanto siano vere le loro parole, quanto quell'espressione apparentemente ordinaria, banale, tutto è a misura d'uomo, sia vera. Loro non sanno, non ipotizzano tendenzialmente, a meno che non siano conoscitori abbastanza approfonditi del nostro territorio e della sua storia, che effettivamente l'uomo in questo territorio è stato unità di misura. Come? Beh, basti ricordare che le truppe romane si muovevano a piedi, quindi pensando anche a un altro saggio straordinario di Heidegger, In cammino verso il linguaggio, e pensando all'esperienza di una conquista dove il camminare in maniera ordinata, organizzata, con un ritmo, quindi un camminare condiviso, non in forma individuale, abbia giustificato non solo il ritmo, il succedersi di un centro al successivo, perché ogni centro doveva essere stazione di posta, di una conquista di un territorio attraverso l'uso del corpo, i suoi limiti, le sue possibilità, come unità di misura e di controllo dello spazio, ma come anche all'interno della stessa suddivisione del nostro territorio, la cosiddetta suddivisione circondariale, l'unità di misura non sia astratta, non sia il metro, o al limite non sia neanche il piede, ma sia la capacità di tiro di una coppia di buoi rispetto a un arato, perché il soldato romano era un colono, cioè era un soldato ma era anche un contadino, perché ormai
romani sapevano che l'unica condizione per garantire una conquista del territorio era il presidio del territorio. Il presidio richiedeva economia e quindi il soldato doveva avere la capacità e la sensibilità di poter essere non solo elemento di una logica metrica, ma anche fattore di condizionamento di un'economia, fattore diciamo scatenante di una comunità, fino a una dimensione culturale che effettivamente abbiamo avuto noi. Quindi nella sua semplicità, secondo me, questo esempio è straordinariamente illuminante per introdurre un ordine del discorso completamente diverso, dove i termini sono quelli che voi avete posto, ma dove almeno abbiamo la possibilità di risalire a una condizione originaria in cui il corpo gioca un ruolo determinato. Senti, ma perché qualcuno vuoi finire e ti faccio... Interrompo. Allora, che idea d'uomo emerge da questa misura d'uomo presso i romani? Che è l'uomo funzionale? È l'uomo economico? È l'uomo che si incontra in un luogo per discutere con altri? È l'agorà questo? Oppure invece piuttosto è l'uomo funzionale che deve produrre e conquistare terreno? Chi è questo uomo romano di cui tu mi stai parlando? L'uomo romano, quale allungo io, in qualche modo è figlio dell'uomo della polis. Però rispetto all'uomo della polis riesce a far fare alla culla di tutte le nostre civiltà uno scatto che l'uomo della polis non aveva voluto fare. L'uomo della polis si impone limite, e un limite è inscritto nella dimensione del territorio della polis. Il territorio della polis è quello che giustifica, anche nel caso appunto degli antichi greci, la natura, la dimensione, la qualità e la cultura della polis. La polis vive della propria cora, che è il contadino. Se non ci fosse la cora, non ci sarebbero le condizioni di esistenza della polis. E la cora, nella tradizione greca classica, ha una dimensione necessariamente finita, un punto tale che, in una accezione ante litteram di sostenibilità, raggiunta la soglia di sfruttamento di quel territorio delimitato all'origine del processo, la polis non ha più la possibilità di crescere su se stessa, e quindi più giovani, migliori, più coraggiosi all'interno della comunità della polis vengono selezionati, vengono nominati, vengono additati, e a loro viene imposta una condizione di esilio per rifondare, attraverso una diversa operazione di conquista, una nuova città, stabilendo comunque un legame importante con la città originaria, che diventerà città madre da cui il termine metropoli. I romani indubbiamente hanno la capacità di rielaborare questa straordinaria cultura, e per farlo utilizzano l'esperienza di colui che è stato il grande innovatore della tradizione della polis, che è Alessandro Magno. E io sono rimasto molto colpito quando ho avuto la possibilità di leggere la lettera che Aristotele, che era stato precettore di Alessandro Magno, gli scrive. È una lettera straordinariamente accurata, nella quale si legge il timore di colui che era stato a sua volta discepolo dell'inventore della polis, così come la conosciamo noi, di perdere quel senso di compiutezza, di limite, di dimensione assolutamente proporzionale alla natura dell'uomo. Aristotele aveva già intravisto che le ambizioni smodate, smisurate, tracotanti di Alessandro Magno avrebbero, ancor prima che produrre una straordinaria cultura, quella dell'ellenismo, messo irreversibilmente in crisi la polis. E i romani vedono in Alessandro Magno il loro antesignano, il loro modello di riferimento. La grande romanità, la romanità prima repubblicana ma poi imperiale, vede in Alessandro Magno colui che ha avuto la capacità di trasgredire, colui che ha avuto la capacità di spostare il limite oltre quella soglia alla quale il limite era stato convenzionalmente definito. Però l'aspetto interessante è che il limite è la cora, è il territorio, non è un limite astratto, non è un segno
sulla terra che prescinde dalla capacità dell'uomo di metterlo a dimora. Quindi in sostanza, per rispondere alla tua domanda, non riesco a vedere nella cultura e nella sensibilità romana uno strappo rispetto alla cultura greca, se lo leggiamo in questo sottile processo di continuità, di traduzione, se vuoi anche di tradimento, delle origini, del concetto di limite, di limitatezza legato al territorio, che a sua volta diventa condizione di limite, di limitatezza e di ordine anche del discorso dentro la polis, dicevo, se questo processo non lo vediamo attraversare il grande tradimento di Alessandro e diventare lo straordinario strumento con il quale poi i romani diventano i grandi colonizzatori del mondo antico. Allora, senza entrare nel merito di un giudizio politico che non ha senso qui oggi secondo me porre, l'altro elemento di continuità, denominatore comune, che in tutte queste esperienze comunque è l'uomo che con i propri limiti riesce a dare una misura alla propria azione. Poi ovviamente rispetto, diciamo, all'esperienza nel nostro territorio bisogna introdurre un altro concetto che non è presente in quest'ora del discorso, che è il concetto di tecnica, e poi ritornerà anche in Heidegger, quindi lentamente cerco di avvicinarmi alle tue posizioni. Se noi consideriamo la tecnica come una estensione, un prolungamento delle potenzialità del corpo, delle capacità del corpo, e quindi se consideriamo la tecnica come una estensione della proiezione del corpo sulla terra, quindi se leggiamo la tecnica come una realtà strumentale a una capacità di governo che vede comunque l'uomo al centro, ecco che riusciamo a giustificare processi attraverso i quali la dimensione del territorio si dilata, così come la capacità di presa sul reale dell'uomo si amplia, si estende attraverso l'innesto della tecnica inteso come prolungamento della capacità del corpo. Ecco che il territorio si può espandere, può diventare sempre più ampio, può sistematicamente trasgredire i limiti che il corpo nell'accezione, diciamo, primitiva aveva a quello stesso territorio dato, e attraverso questo processo di continua trasgressione, rientrando, rimanendo all'interno di questo nuovo ordine del discorso, ribaltare i termini e mantenere sempre una condizione di centralità. Questa scelta, una ipotetica suddivisione, diciamo, questo atto, poi subisce una serie di deviazioni, una serie di derive, per cui diventa interessante eventualmente cominciare a ragionare più avanti su che cosa sia accaduto in questo processo in cui il corpo era al centro, inteso anche nella sua capacità di protezione attraverso la tecnica, e una situazione invece in cui questa centralità, l'uomo e la tecnica insieme, l'hanno perduta. Torno quindi alla tua domanda, magari rifletteremo dopo su questa perdita di centralità. Tu citi uno straordinario saggio e di nuovo cerco di fare un esercizio analogo a quello di partenza, stavolta non cambiando però l'ordine del discorso, perché l'ordine del discorso è perfetto così com'è. Il saggio, tu l'hai ricordato, recita costruire, abitare, pensare. Ora, se l'ordine del discorso ha un senso, e io ho sempre creduto che l'ordine del discorso abbia un senso e che questo senso sia regolato, per quanto ci troviamo di fronte a una coordinazione, però la coordinazione ha un ritmo e quindi definisce un vettore, un orientamento. L'orientamento non va dal pensiero attraverso l'abitare al costruire, ma l'orientamento, il vettore, la freccia del tempo va dal costruire all'abitare, al pensare. E questo secondo me è straordinariamente interessante, perché spiega il ruolo, la fondamentale importanza che Heidegger ha avuto per noi architetti. Heidegger
è stato forse il primo filosofo ad averci dato, parlo degli anni 50, ma soprattutto nelle esperienze degli anni 60, la consapevolezza che l'architettura dovesse ritornare al centro del nostro pensiero. Che gli architetti non dovessero essere più condizionati dal pensiero, dalle sue categorie e dall'ordine del discorso, ma dovessero cominciare ad ambire a un ribaltamento dei termini dove è l'ordine dell'architettura, dove sono le regole dell'architettura e dove sono i principi dell'architettura che attraverso il loro farsi stabiliscono le regole e l'ordine di un discorso che è quello del pensiero. Quindi il Bauen di Heidegger ribalta quella centralità, quell'autorevolezza che da Platone in avanti è attribuita al Logos. È un ribaltamento ed è questo che a noi architetti ha aperto un orizzonte di senso straordinario. E infatti tu giustamente hai parlato dell'abitare come, ti cito, orizzonte di senso all'interno del quale la parola costruire acquista un'identità. Sono perfettamente d'accordo con te. Il costruito al di fuori dell'orizzonte di senso che garantisce l'abitare non ha senso. Così come la parola estratta da quell'orizzonte di senso che è dato dal discorso del proprio ordine perde il proprio senso, è un significante importante. Questo per noi è stata una rivoluzione, per noi architetti, non so se per tutti, però diciamo che per me è stata una rivoluzione che io ho cominciato a percepire più avanti rispetto alla mia condizione di studente. Quando cominciavo a partecipare ai primi dottorati, mi preparavo ai dottorati, cercavo di studiare la commissione, i commissari, i loro interessi, e in uno dei primi dottorati veneziani scoprì in maniera approfondita il pensiero di Heidegger, perché era una sorta di nome tutelare di uno dei membri della commissione. Quindi non per dire in qualche modo membro della commissione, ma per essere pronto a rispondere alle sue domande, cominciai proprio da quel saggio. Quindi quel saggio per me ha un valore straordinario perché è l'inizio di un cammino che ha avuto nell'incontro veneziano la prima tappa. Ma tu hai assolutamente colto nel segno, ma è questa la novità, cioè il considerare l'abitare come l'orizzonte di senso che legittima attraverso un posizionamento, attraverso il proprio ordine di costruire, e che dà al costruire la propria condizione d'essere, che verso la fine degli anni 50 e in maniera anche più forte nel corso degli anni 60 l'architettura cambia. Considero che per esempio nel comitato direttivo di Casabella Continuità, quando in Casabella Continuità c'era Ernesto Nathan Rogers come direttore, si deve fare tutte le riunioni di redazione in spazi, impensabile una cosa del genere oggi. Io partecipo a riunioni di redazione e non vi dico chi siede alle riunioni di redazione di una rivista di architettura. Ci metto anch'io. Non siamo assolutamente a questo livello. Spaci è il fenomenologo italiano, diciamo. Cioè, parliamo di uno dei più grandi maestri della, che ha portato la fenomenologia in Italia. Che ha portato la fenomenologia in Italia. Ebbene, Enzo Paci non solo prendeva posizione all'interno delle riunioni del Comitato di Redazione di Casabella e Continuità, ma definiva la linea di Casabella e Continuità attraverso i suoi editoriali. Cioè, era un filosofo. Però qui c'è un altro aspetto che in qualche modo tu hai evocato citando questo testo, costruire, abitare, pensare. Io mi sono sempre chiesto e mi sto chiedendo sempre più di frequente in questi ultimi tempi se l'Heidegger di costruire, abitare, pensare sia un filosofo o non sia un architetto prestato alla filosofia. Perché tutto il linguaggio che utilizza Heidegger è un linguaggio architettonico. Heidegger costruisce i propri testi, costruisce l'articolazione del proprio discorso con una sapienza che è quella del maestro muratore. Cioè c'è una sensibilità in Heidegger che è una sensibilità funzionale. E ancora una volta questo giustifica la distanza siderale tra l'esistenzialismo come quello di Heidegger e il platonismo, che era ancora forte. E ti vengo dietro, perché magari sono io che ti do una sollecitazione, siete sul nostro ragionamento. Non dobbiamo dimenticare che gli anni 50, in cui Paci
era nel comitato di redazione di Casabelli, negli stessi anni in cui